Metti un pomeriggio d'agosto e un corteo di protesta che si snoda per le vie di una città di mare. Cartolina calabrese estiva, anche questa che Locri ha mostrato per tentare di scongiurare il licenziamento di 129 addetti dell'azienda Call & Call. Per l'avvertenza diventata rovente il 5 luglio, con l'avvio della procedura che dimezza l'organico locrese di un'azienda attiva in tutta Italia, CGIL e CISL e UIL hanno scelto una manifestazione vecchio stile, con partenza dalla sede e concentramento in piazza, e uno slogan nuovo che ha mobilitato soprattutto lavoratori e famiglie. A Locri si sono visti il segretario regionale della CGIL Angelo Sposato, il capogruppo del PD Sebbi Romeo, una manciata di sindaci, mentre il primo cittadino metropolitano Falcomatà si è fatto rappresentare dal consigliere Mafrici e il vescovo Oliva, pure lui schieratosi pubblicamente nei giorni scorsi, ha inviato un messaggio letto dal palco. Un lavoro in cui ci abbiamo creduto tutti, abbiamo fatto tanti sacrifici, speravamo che questo lavoro, visto che ci dà tranquillità a livello economico, di poter fare tanto. Essendo io una mamma di famiglia, mantenere i bambini, i ragazzi allo studio. Stanchezza e rabbia per lo stato di una vertenza emblematica che in una città metropolitana già messa in ginocchio quest'estate dai 377 licenziamenti al porto di Gioia Tauro, attende per mercoledì l'arrivo in città del sottosegretario allo sviluppo economico Tonino Gentile. Il prossimo passo dopo le istituzioni locali e quindi regionali sarà il Ministero dello Sviluppo Economico. È stato richiesto sia da parte delle organizzazioni sindacali sia da parte della Regione. Ancora non abbiamo, diciamo, la data precisa. La piazza non ha contestato i vertici aziendali. Il sindaco calabrese ha ricordato la cittadinanza onoraria conferita all'attuale amministratore. Nel mirino dei manifestanti quindi Engie, uno dei committenti per cui lavora il call center, che avrebbe chiesto di spostare in Puglia l'erogazione del servizio. Ma quel sistema è quello in cui un'azienda può decidere di aprire o chiudere una struttura in base a dove è localizzato il committente? È un sistema scellerato che stiamo provando a combattere e il fatto che oggi ci siano così tante persone in piazza, molte di più di quelle che sono il numero dei lavoratori, il che significa che si sta mettendo in moto tutta la comunità a difesa di questi posti di lavoro. Cosa significa esattamente la frase no all'antimafia delle parole? Si parla di Locri quando si parla di mafia, però non è solo questo Locri. Locri significa che ci sono persone comunque che lavorano. Forse mai prima di questa vertenza si era vista una piazza sindacale schierata con tanta platealità sulla trincea che aggredisce contemporaneamente i drammi dell'andrangheta e della disoccupazione, mandando un messaggio chiaro a chi invece fa antimafia sterile. Prima provocazione che forse la città accolto con distrazione. La più rappresentata oggi qui, però forse non si capisce veramente il problema che sta succedendo oggi qua. Alla piattaforma è rilanciata e la città che reagì alle offese a Don Ciotti dichiarando siamo tutti sbirri è ora nelle condizioni di annullare ogni alibi difendendo i diritti, tutti. Bisogna dare una risposta a queste persone, non è possibile che si continua a fare tanta passerella in un territorio come detto, difficile come dicevo prima come il nostro e non si portano risultati concreti. E un'altra prova della trasparenza del passo nuovo è stato l'applauso della piazza alla lettura del messaggio del vescovo Oliva, che ha detto esigiamo di essere aiutati a estirpare la mala pianta dell'andrangheta. Quello che vogliamo fatti è il lavoro, questo è il nostro obiettivo e crediamo di poterci riuscire se c'è consapevolezza da parte di tutti gli attori. Agostino Pantano per la CNews 24.